Nuovi finanziamenti per occupazione e formazione. L'annuncio questa mattina a Pescara da parte del vicepresidente della regione Giovanni Lolli, che ha promesso almeno 4.000 nuovi posti di lavoro in Abruzzo. Affollata la conferenza stampa in Viale Bovio del numero 2 della Giunta, non è infatti passata inosservata la presenza di alcuni assessori come Paolucci D'Ignazio, del sottosegretario alla Giunta regionale Mario Mazzocca, dell'ex assessore Donato Di Matteo e del segretario del PD abruzzese Marco Rapino. Un intervento straordinario, lo facciamo anche perché dimostriamo in questo modo ai cittadini abruzzesi, diamo questa risposta, abbiamo capito. Con l'ultimo risultato elettorale i cittadini abruzzesi ci hanno votato un messaggio chiarissimo, ci hanno detto che le cose che stiamo facendo, che secondo me sono cose utili e apprezzabili, tuttavia hanno il limite di non aver risposto a questo enorme problema, che è il problema della maggior parte delle famiglie abruzzesi, e cioè quello di avere con il lavoro un rapporto di insicurezza, sia per sé sia per i propri figli, e quindi andava data una risposta molto rapida. Naturalmente i problemi del lavoro sono problemi strutturali, per costruire lavoro stabile in futuro ci vogliono interventi di investimenti. Qua stiamo parlando degli interventi più immediati che si possono fare. Noi abbiamo calcolato che mettendo insieme, rischedolando le risorse che abbiamo, noi possiamo attivare bandi che possono determinare nel giro delle prossime settimane, possono determinare 4.000 posti di lavoro a tempo indeterminato e circa altrettanti a tempo parziale. E questo è quello che oggi presentiamo, legandolo a un cronoprogramma che naturalmente poi verrà controllato dal partenariato, cioè dai sindacati, dalle associazioni. In più quello che oggi annunciamo è un'azione di animazione del territorio, perché il territorio deve sapere quali sono le opportunità. Una parte di queste opportunità non sono solo assunzioni, sono autoimpiego, cioè sono soldi per dare vita a nuove attività, è lavoro pure quello.